Bella a tutti ragazzi e bentornati dall'angolo del rosso nero a questo nuovo, tra virgolette, nuovo gameplay. Torniamo su Metal Gear Solid per PlayStation 1 del 1998. Come vi ricorderete, per i più attenti, avevo già fatto questo gameplay, avevo fatto una live per festeggiare i 1000 iscritti, durata circa un paio di ore. E quindi comunque andate a recuperare sul canale, adesso poi metterò la playlist giustamente. E tanto sto registrando, vero? Sì, ok. E niente, ragazzi, eravamo arrivati qua abbiamo fatto, come vi ricorderete, aspettate un attimo che vi faccio vedere. Avevamo usato il missile Nikita teleguidato per togliere la corrente al pavimento elettrificato e avevamo fatto tutta questa strada qua. E niente, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se non avete ancora fatto, condividete. Per i più vecchietti, ragazzi, è un colpo al cuore questo gioco qua perché ci fa veramente sentire vecchi e del 1998, come detto. Adesso arriviamo in un pezzo cruciale. E niente, ragazzi, mi raccomando, condividete, iscrivetevi se non avete ancora fatto e godetevi questo gioco. Noi adesso ho fatto la live, però adesso farò degli episodi in modo che possiate starci dietro. Comunque li potete andare a recuperare nella playlist, come detto. Ovviamente potrete mandare avanti, potete guardarvela tutta, non c'è problema. Cioè, basta che mi lasciate il like, non c'è problema. Andiamo avanti, ragazzi. Che sia stata una lama a ucciderli tutti. Mi sa di sì. Musica giapponese, ragazzi. Perché intanto metto. È un fantasma! Una strage. Bene. Direi che non si presenta molto bene, ragazzi. E proviamo a chiamare Campbell un attimo, vediamo cosa ci dice. Recuperate la live, ragazzi, e vedrete che è stato lo stesso ninja a tagliare il braccio a Ocelot dopo il combattimento con lui. Va bene, ragazzi, andiamo. Che dobbiamo fare? Io non spoilerò niente, mi ricordo tutto, ovviamente. Però PlayStation 1, ragazzi, è 1998. Mimetica ottica? Ma chi sei? Dov'è il mio amico? Cosa? Di che cosa stai parlando? Questo chi è? Ecco. Bene. Beccato. Snake! Sto registrando, ragazzi, sì, ok. Tu sei quel ninja? Ti stavo aspettando, Snake! Chi sei? Non sono né un nemico, né un amico. Io sono tornato da un mondo dove queste parole non hanno alcun senso. Ho rimosso tutti gli ostacoli. Ora tu ed io ci batteremo fino alla morte. Che cosa vuoi? È da molto tempo che aspetto questo giorno. Ora voglio godermi questo momento. Cosa? Che cosa vogliono questi? Sembra uno dei miei cartoni animati giapponesi. Meraviglioso, Sono Otto, qua, venuto in un ragazzi. altro mondo per combattere con te. E perché? Per vendetta? Niente di così futile come la vendetta. Un duello all'ultimo sangue con te. Solo così la mia anima potrà avere pace. Io ucciderò te. O tu ucciderai me. Non farà alcuna differenza. Bene, Ah, cuor di bene. leone. Può ammirare lo spettacolo da là dentro. Quell'uomo mi serve. Non toccarlo. Bene. Avanti, fammi sentire vivo Abbiate il tuo pazienza, ragazzi. Ci coraggio vuole un e po' la di tua pazienza. vita.
Sono anni che non lo affronto neanche lui, quindi con cattiveria, subito così. E magari se mi preparo un attimo. No! Ok, le razioni. Ok. Ora possiamo combattere davvero i guerrieri. Dai. Forza. Dai, Bruce Lee, vieni. Vieni qua, vieni. Vieni qua. Faccio vedere io, sai. Beh, reazioni fortunatamente adesso non mi servono, ma basta che mi alita addosso. Ecco. Aspetta, però che mi ha dato le chaff? Proviamo un po'. Dove è finito? Ragazzi, sono sempre sistemi elettromagnetici, anche questi, quindi bene, bene, molto bene, basta saperlo. Aia, è un po' una vigliaccata usare la chaff, me ne rendo conto, però meglio lui che io, ragazzi, cioè non è che... Stessi un po' fermo. Ok. Queste cosa sono? Ah, Famas. Tanto non le uso neanche, ragazzi, perché tanto me li evita. Tanto li para con la spada, ragazzi, i proiettili del Famas, quindi non serve a niente. Dove vai? Ma cosa fai? Scappi tu? Semmai dovrei scappare io. Ok. Molto bene, molto bene, molto bene. Aia! Mortacci tua. Ok. Ah, sì. Sì, sì, sì. Vabbè, adesso ci fa vedere che è lì, quindi non c'è problema. Però possiamo usare... Allora, aspettate un secondo, ragazzi, eh. Perché appena mi tocca... col cazzo! Aspetta, razioni. Li mortacci tua. Ok. Oh madonna, non mi ricordo più niente adesso. Cosa devo fare? Devo trovarti di nuovo? Bastardo! Oh cazzo, ho sbagliato la bomba! Gli ho lanciato... Ma vaffanculo! Gli ho lanciato la stordente, l'esplosiva. Ah, sì, aspetto che si avvicini, aspettate. Ok. Ok. Ecco, vedete che è anche abbastanza... Devo aspettare che attacchi lui. E tanto lui gli piace, non c'è problema. È abbastanza facile, ragazzi, alla fine. Vedete che comunque lui sembra ci vuole ricordarci qualcosa. Te lo ricordi, Snake? Ricordi il sapore della battaglia? Lo scontro di ossa e tendini. E diventa anche un ortopedico a un certo punto. Quindi
Signor Ninja, sono qui io, Prego. Con sportiveggianza. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Aia. Adesso devo stare attento. No! Ecco, per questo devo stare attento. Dove è finito? Non lo vedo più. Eccolo lì. Eh sì, ma ragazzo, però, cioè... Eh sì, io ti farei male, però... Ok, a posto, ragazzi. Dobbiamo starci lontano. Perché fa malissimo, ragazzi, quell'affare lì. Non puoi essere tu. Ragazzi. Sei stato ucciso a Zanzibar. Metal Gear Solid 2, 1988, per il NES. Cosa? No, un'altra volta. La stessa cosa gli è successa con Ocelot. Capolavoro, ragazzi. Più o meno. Gray Fox, colonnello, quel ninja è Gray Fox, non ho dubbi. Ridicolo, lo sai benissimo che è morto a Zanzibar. No, avrebbe dovuto morire... Ma non è stato così. Cosa? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde dopo il suo ritiro. Era in carica il mio predecessore, il dottor Clark. Il dottor Clark? Sì. È stato lui a iniziare il progetto di terapia genetica. E dove si trova ora? È stato ucciso da un'esplosione in laboratorio circa 2 anni fa. Che cosa ne è stato di quel soldato? Come soggetto sperimentale decisero di usare il corpo di un soldato recuperato dopo la caduta di Zanzibar. Ed era Gray Fox. Ma era già morto. Sì, ma lui l'ha riportato in vita. Lo ha infilato in un prototipo di esoscheletro e lo ha tenuto sotto sedativi per 4 anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Mamma mia. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Naomi, cos'è successo in seguito a Gray Fox? Il rapporto afferma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Gray Fox, la domanda è, perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito, lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterai di nuovo? Fino a quando non lo ucciderai? Non lo so, mi sembra che sia questo quello che vuole. Vabbè, c'è il tizio lì dentro l'armadio. Signor armadio? Per quanto tempo hai intenzione di restare lì dentro? Oh, sei uno di loro? No, io lavoro da solo. Da solo? Sei anche tu uno, Otaku? Avanti, esci. Non possiamo restare qui in eterno. Eccolo. La tua uniforme è diversa dalla loro.
Sei l'ingegnere capo del Metal Gear, Hal Emmerich, giusto? Come fai a conoscermi? Meryl mi ha parlato di te. Oh, allora sei qui per salvarmi. Mi spiace, ma prima c'è un'altra cosa che devo fare. Va bene. Mi basta che tu non sia uno di loro. Ah, sei stato ferito. Sono a posto. Ho solo preso una storta alla caviglia mentre cercavo di fuggire. Bene, se tutto qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Ho delle domande da farti. Mi servono informazioni sul Metal Gear. Il Metal Gear? Esatto. Qual è il vero scopo del Metal Gear? È un sistema DMT mobile, è stato progettato per abbattere i missili nucleari, solamente a scopo difensivo, naturalmente, perché... Bugiardo! So benissimo che il Metal Gear non è altro che una macchina di morte dotata di missili nucleari. Missili nucleari? Ma di che cosa stai parlando? I terroristi hanno intenzione di usare il Metal Gear per lanciare una bomba atomica. Vuoi farmi credere che non lo sapevi? Vogliono montare una testata smantellata nel modulo missilistico DMT del Metal Gear? Sbagliato. Fin dall'inizio lo scopo di questa esercitazione era di mettere alla prova la capacità di lancio nucleare del Metal Gear usando una finta testata. I terroristi stanno solo continuando il lavoro che avete iniziato. No, non è vero! L'ho sentito direttamente dal tuo capo, Baker. No. Un missile nucleare sul Rex. Allora non lo sapevi davvero? No. Dell'armamento si occupava un dipartimento separato e il presidente in persona si occupava dell'assemblaggio finale sull'unità principale. Il presidente Baker. Proprio lui. Non mi hanno mai detto di preciso di quali armi dispone il Rex. So solo che montava una mitragliatrice Vulcan, un laser e un cannone a rotaia. Hai detto un cannone a rotaia? Sì. Utilizza dei magneti per sparare proiettili a velocità elevatissima. La tecnologia era stata pensata originariamente per il progetto SDI prima di essere scartata. Noi siamo riusciti a miniaturizzare l'arma con un progetto congiunto di Armstech e Rivermore National Labs. È sul braccio destro del Rex. La funzione principale del Metal Gear è il lancio di missili nucleari. Sei sicuro di non dimenticare niente? È vero che il Metal ha un modulo sul retro dove possono essere alloggiati fino a 8 missili, ma mi stai dicendo che fin dall'inizio si è pensato a missili nucleari? Sì, ma non è tutto qui. Se il Metal Gear potesse lanciare solo missili nucleari standard, non avrebbero avuto bisogno di condurre questo test per avere dei dati. No... Che sia... I Rivermore National Labs, che ci hanno affiancato nello sviluppo del Metal Gear, stavano progettando un nuovo tipo di arma nucleare, utilizzando i dispositivi sperimentali per la fusione laser e i supercomputer dell'NIF. Insomma, hanno creato una nuova arma nucleare in un centro per esperimenti di simulazione VR, giusto? Già, ma non si possono usare i dati della simulazione, servono i dati relativi a un lancio vero. Questi sono una parte dei supercomputer. Se li colleghi, puoi simulare qualsiasi cosa in ambienti virtuali. Tutto nel campo della teoria, però. Allora questa esercitazione serviva a mettere le cose in pratica. Che cosa ha fatto il nostro presidente? Se quei terroristi lanciano quella cosa... Dannazione! Dannazione! Sono stato un idiota! È tutta colpa mia! La verità è che mio nonno faceva parte del progetto Manhattan. Ha sofferto per il suo peccato. Per il resto della sua vita. E mio padre è nato il 6 agosto del 1945. Il giorno della bomba su Hiroshima. Beh, dopo tutto Dio è il senso dell'umorismo. Tre generazioni di Emmerich. Dobbiamo portare scritta nel nostro DNA la maledizione delle armi nucleari. Sai, mi illudevo di poter usare la scienza per aiutare l'umanità, ma alla fine l'unico che ha fatto la figura dello stupido sono io. Usare la scienza per aiutare l'umanità funziona solamente nei film. Smettila di piangere, riprenditi. Dov'è il Metal Gear? In quale zona della base è custodito?
Il Rex è nella base di manutenzione sotterranea. E dove sarebbe? A nord della torre di comunicazione, ma è molto lontano da qui. Anche il sistema di aggiramento dei codici di detonazione si trova là. Sì, nella sala comandi della base. Farei meglio sbrigarti. Se stanno pianificando il lancio dall'inizio, allora il programma balistico probabilmente è già stato terminato. Sono alcune ore che non mi contattano, credo che non abbiano più bisogno di me e penso che già siano pronti a lanciare. Meryl ha la scheda per bloccare i codici di detonazione. Ci metteremo in contatto con lei. Se non riusciremo a bloccare il lancio, dovremo distruggere Rex. Ti mostro la strada. E la tua gamba? Non farai altro che rallentarmi. Avrai bisogno di me se dovrai distruggere Rex. Non di te, solo del tuo cervello. Ma io ho creato Rex, è mio diritto, è mio dovere distruggerlo. Trova il modo di fuggire. Una volta che la costa sarà libera, ti contatterò via codec. E come faccio a fuggire da un'isola? Ok. E allora? Nasconditi e resta in contatto con me. Conosci bene questo posto, non è vero? Naturalmente. E non preoccuparti per me. Io ho questa. È la stessa tecnologia di mimetizzazione del ninja. La Foxhound intendevo usarla, ma... con questa io sarò al sicuro. Caviglia slogata e tutto il resto. Perfetto. Ma preferisco che Meryl ti tenga d'occhio. Meryl! L'ingegnere sta bene. Sono felice di sentirlo. Voglio che tu ti occupi di lui. Dove ti trovi ora? Molto vicino. Eccola, è lassù! Merda, mi hanno scoperto! Meryl, che cosa succede? C'è qualcosa di strano. Senti qualcosa, come una specie di musica. Com'era vestita? Indossava la stessa uniforme verde dei terroristi. Un travestimento. Avevo una camminata così provocante, un modo di sculettare. Hai guardato bene. Beh, aveva proprio un bel sedere, eh? È il suo modo di camminare. Se si è travestita da terrorista, dovrai contattarla in un momento in cui è sola. E c'è solo un posto dove puoi essere certo che lei lo sia. Cioè? Non fare lo stupido. Tieni, usa questa tessera di sicurezza. È del quarto livello. Non è che ti senti male. Eh? Ti senti bene, non hai nessun disturbo. Ma che cosa c'è che non va? Tutto d'un tratto diventi protettivo? Niente, sono felice che tu stia bene. Sei strano. Ma tutti quelli che ho cercato di salvare sono morti. Si vede che forti sfiga. Lascia stare, dottore. Chiamami Otacon. Otacon? Vuol dire Otaku Convention. Un otaku è un ragazzo cui piacciono i film d'animazione giapponesi. Il Giappone è stata la prima nazione che è riuscita a realizzare i robot bipedi. Ancora oggi sono i migliori in tutto il mondo nel campo della robotica. E i cartoni animati giapponesi hanno avuto un ruolo in tutto questo? Proprio così. Non mi sono dedicato alla scienza per creare armi nucleari. Questo è quello che dicono tutti gli scienziati. Sono diventato uno scienziato perché volevo dare vita a dei robot uguali a quelli dei cartoni animati giapponesi. È così! A me sembra una scusa puerile. Hai ragione. Devo assumermi le mie responsabilità. La scienza è stata sempre legata alla guerra. Le più potenti armi sono state create da scienziati a caccia di gloria. Ma tutto questo è finito. Non voglio più essere complice di un omicidio di massa. Fai come vuoi, a me servono solamente delle informazioni. Certamente, io so tutto su questa base su Rex, chiedimi quello che vuoi. Inoltre, con questa mimetica posso entrare e uscire dall'armeria e dalla sala mensa. Se hai bisogno di reazioni o di proiettili, fammelo sapere e te li farò avere. Mi trovi sulla frequenza 141.12. Ci vediamo più tardi.
Non muoverti! Questa è la seconda volta che riesco a sorprendere il leggendario Solid Snake. Tu sei Meryl. Non vedo come tu possa passare a lungo per un uomo. Che cosa vuoi dire? Ehi, gli uomini non possono entrare qui. Non avevo idea che fossi così carina. Questo non è il momento di provarci, Snake. Ed è una perdita di tempo. Mi hanno sottoposto a psicoterapia per annientare il mio interesse verso gli uomini. La stessa lingua tagliente, sei davvero Meryl. Sei ferita? Non ancora. Ricorda che ero travestita da soldato genetico. E allora perché ti sei cambiata? Meglio restare vestita come una di loro. Mi sono stancata di travestirmi. La verità è che quell'uniforme puzzava di sangue. Cos'è quel simbolo? Eh? Oh, questo. È dipinto, non è un vero tatuaggio. Ero una fanatica della Foxhound, quando ne facevano parte persone come te e mio zio. Nessuna terapia genetica, voi eravate dei veri eroi. Non ci sono eroi in guerra. Tutti quelli che ho conosciuto sono morti o in prigione. Snake, ma tu sei un eroe, non è vero? Sono solo un uomo che sa fare bene il suo lavoro, uccidere. Un mercenario non vince e non perde. Gli unici vincitori in guerra sono le persone.
Va bene, e tu combatti per le persone. Non ho mai combattuto per qualcuno, non ho uno scopo nella vita, nessun obiettivo finale. Andiamo. Solo quando gioco con la morte sul campo di battaglia, solo allora mi sento davvero vivo. Vedere gli altri che muoiono ti fa sentire vivo, eh? Ami la guerra e non vuoi che finisca, come tutti i grandi soldati della storia. Perché non mi hai contattato? Il mio codec era rotto. Non c'è altro. Non sei contento che ci siamo incontrati in questo modo? Comunque, come hai fatto a riconoscermi? Non dimentico mai una signora. Allora in me c'è qualcosa che ti piace, eh? Sì, hai un gran bel sedere. Sedere? Oh, ma certo. Prima gli occhi, poi il sedere, e dopo? In battaglia non bisogna mai pensare a cosa verrà dopo. Bene, Snake, come procedono le trattative? Non procedono. Tutto quanto è sulle tue spalle, allora. Qualcuno deve impedirgli di lanciare un missile nucleare. Ci sono due modi. O distruggere il Metal Gear, o... annullare il codice di detonazione. Hai le chiavi che ti ha dato Baker. Chiavi? Intendi questa? Dove sono le altre? Ce ne dovrebbero essere tre. Questa è l'unica che ho. Dove saranno le altre due? Non ne ho idea, ma da qualche parte saranno. Se non riusciremo a trovarle, non avremo altra scelta che distruggere il Metal Gear. Il Metal Gear è in una base sotterranea a nord. Portami con te, conosco questo posto meglio di te. Mi rallenteresti e basta, non hai esperienza in battaglia. Non ti rallenterò, te lo prometto. E se lo farai? Allora mi potrai sparare. Non mi piace sprecare munizioni. Ho capito. Starò attenta. Sai, non uso trucco come le altre donne. Capita di rado persino che mi guardi allo specchio. Ho sempre disprezzato quel genere di donna. Il mio sogno era diventare un soldato. Ma mi sbagliavo. Non era davvero mio quel sogno. Mio padre è stato ucciso in azione quando ero piccolo. Volevi seguire le sue orme? Non esattamente. Pensavo che diventando un soldato lo avrei compreso meglio. E sei riuscita a diventare un soldato? Fino ad oggi pensavo di sì, ma ora ho capito. La verità è che ho semplicemente paura di me stessa, di prendere delle decisioni che riguardino la mia vita. Ma non ho più intenzione di mentire a me stessa. È tempo di guardare in profondità dentro di me. Voglio capire chi sono e che cosa posso fare. Voglio capire perché fino ad oggi ho vissuto come ho vissuto. Voglio capire... Ecco, guarda bene, perché per un po' di tempo non lo potrai più fare. Dovresti anche lavarti la faccia. Cioè... questa non è un'esercitazione. Qui sono in gioco le nostre vite, non ci sono eroi. Se perdi, sei cibo per vermi. Sì. Quel FAMAS funziona? Purtroppo non ci sono le munizioni. Dove hai preso quella Desert Eagle? L'ho trovata nell'armeria, è un Action Express calibro 50. C'era anche una pistola SOCOM, ma ho preferito questa. Oh, allora io uso uno scarto, eh? Quel cannone è un po' grosso per una ragazza. Non ti preoccupare, riesco a maneggiarlo. Avanti, usa la mia 45. Senti, uso questo tipo di arma da quando avevo 8 anni. Mi sento più a mio agio con questa che con il mio reggiseno. Se dobbiamo andare a nord, dovremo passare per la stanza del comandante su questo piano. Il percorso all'esterno è bloccato dal ghiaccio. Quella porta è del quinto livello di sicurezza. Questa tessera l'aprirà. L'ho trovata nella tasca dell'uniforme che indossavo. Sembra appartenesse al guardiano di qualcosa di importante. Ok, andiamo. Conosco questo posto meglio di te. Ti guiderò io, seguimi.